con il nuovo sito internet della Consulta, il volontariato pavese ha una marcia in più da oggi. Sì, oggi abbiamo presentato questo sito della Consulta che è www.conpavia.org e diciamo è anche un modo per la Consulta per presentarsi ai cittadini in un modo più accessibile, quindi il sito rappresenta un punto che vuole diventare un punto di riferimento con una serie di informazioni sia sulla Consulta che sulle associazioni che ne fanno parte, con gli appuntamenti, ma soprattutto con tutte quelle informazioni anche che sembrano banali ma in realtà sono importanti, quindi la possibilità del codice fiscale dell'IBAN per le donazioni per il 5 per 1000 e quindi raggruppate tutte all'interno di un unico contenitore. Ogni associazione ha più o meno il suo sito, ma il fatto di concentrare le informazioni all'interno di un unico sito che raggruppa le associazioni della città di Pavia credo che possa comunque essere importante. Insieme si lancia anche la nuova festa del volontariato 2016, per cui ci aspettiamo che siano tante le associazioni a partecipare, non necessariamente solo quelle che fanno parte della Consulta. Il presidente della Consulta ci spiega com'è organizzato il nuovo sito internet. Allora, questo sito internet vuole essere uno strumento molto semplice, molto intuitivo, non vuole essere uno strumento tecnico, vuole essere uno strumento di confronto proprio con la cittadinanza. Diciamo che la Consulta Comunale del Volontariato testimonia il fatto che su questo territorio c'è tanta voglia di mettersi a disposizione per gli altri e di fare coesione sociale. Io ho sentito la necessità, dopo essere stato eletto a settembre dell'anno scorso, di creare degli strumenti che potessero appunto portare il dibattito e quello che viene discusso all'interno della Consulta anche proprio fuori dalla Consulta Comunale del Volontariato. E ho pensato che questo sito internet potesse essere, diciamo, lo strumento migliore. Per quanto riguarda tecnicamente il sito, l'avete visto, è piuttosto semplice, non ci sono informazioni tecniche su leggi piuttosto che su istanze da fare, quindi non è uno strumento che si rivolge alle associazioni di volontariato, ma è uno strumento molto intuitivo e descrittivo. Descriviamo quali sono le associazioni di volontariato, che cosa fanno le associazioni di volontariato e viene anche offerto al cittadino di Pavia il modo per sostenere le associazioni di volontariato, quindi non soltanto essere informato. C'è anche la pagina Facebook che è visibile tramite la home page del sito internet, ci sono i contatti sia della Consulta sia di tutte le associazioni di volontariato, c'è la possibilità di sostenere anche la Consulta Comunale del Volontariato in primis, perché comunque è un'organizzazione di volontariato che si vive anche lei di donazioni.